Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Innanzitutto, bentornati a tutti alla messa domenicale. Ci siamo lasciati l'8 di marzo, all'ultima celebrazione, quindi era la domenica della trasfigurazione, la seconda domenica di Quaresima. Adesso siamo quasi alla fine del tempo di Pasqua, quindi abbiamo fatto più di una Quaresima e, come sapete, ancora stiamo in convalescenza, quindi permettetemi, lo dirò anche nelle altre messe, ve l'ho già detto prima della Santa Messa, di avere la carità, la pazienza, l'umiltà e l'obbedienza di attenersi, come vedo insomma che state facendo, alle indicazioni che ci sono state date dall'alto, ecco perché possiamo partecipare a queste celebrazioni senza pericoli e senza cose poco gradevoli insomma che possano accadere. Veniamo al tema di questa domenica. Abbiamo sentito: uomini di Galilea, perché fissate nel cielo lo sguardo? Come l'avete visto salire al cielo, così il Signore ritornerà. Con queste parole abbiamo sentito che si è conclusa la prima lettura dell'odierna solennità dell'Ascensione, e con esse si viene anche introdotti appunto in questa celebrazione tramite l'antifona d'ingresso che ho letto a nome di tutti all'inizio della Santa Messa. Oggi si celebra infatti al tempo stesso il termine della missione storica e temporale di Gesù. Gesù ascende al cielo, ha compiuto la sua opera, e l'inizio della missione evangelizzatrice della Chiesa. C'è un passaggio di testimone che poi vedremo che si compirà perfettamente domenica prossima. Con la Pentecoste la Chiesa, fortificata dallo Spirito Santo, esce e comincia la sua missione, raccoglie l'insegnamento di Gesù e lo trasmette al mondo. E da questo momento inizia anche l'attesa del ritorno di Gesù nella gloria. Diciamo nel credo: salì al cielo, oggi siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria a giudicare i vivi e i morti. Quando sarà messa, cioè la parola fine, al corso della storia terrena, e il regno di Dio sarà definitivamente instaurato con tutti gli eletti nella celeste Gerusalemme, nella nostra patria eterna, che attendiamo con fiducia e con speranza. Tutte le letture di oggi si muovono in questa direzione, lo vedremo, mostrandoci anzitutto il fatto vero e storico dell'ascensione del Signore ed anche alcuni suoi significati, che adesso brevemente vedremo insieme. La prima lettura che abbiamo ascoltato ci mostra l'inizio, le prime parole degli Atti degli Apostoli, un inizio che è un'evidente e chiara prosecuzione di quanto già San Luca scrisse nei Vangeli. Voi sapete che gli Atti degli Apostoli sono stati scritti da San Luca, così come il Vangelo secondo Luca. E all'inizio degli Atti degli Apostoli cita questo personaggio, gli esegeti dicono che forse è un nome simbolico, non reale, Teofilo, che è lo stesso che menziona all'inizio del suo Vangelo, al terzo versetto. Quindi c'è un collegamento, no? Quindi il Vangelo è ciò che Gesù fece e insegnò, e il Vangelo culmina nel mistero pasquale, la passione, la morte e la risurrezione di Gesù, di cui l'ultimo e supremo atto è l'ascensione, dopo 40 giorni dalla risurrezione in cui Gesù apparve e confermò nella fede i suoi, ascende al cielo. Gli Atti degli Apostoli si possono definire il libro della Chiesa, quindi San Luca racconta le gesta della Chiesa nascente, soprattutto, ma non solo, di San Paolo e di San Pietro. È molto interessante la risposta che il Signore dà alla domanda, stava scendendo al cielo, di curiosità di alcuni dei presenti, che gli chiedono: senti un po', ma questo è il tempo in cui ricostituirà il regno di Israele? Domanda curiosa. Al Signore non si fanno le domande di curiosità, perché non risponde. Allora, nella risposta che dà il Signore, non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta. Ecco, c'è un monito, qui c'è proprio una piccola attualizzazione, anche per molti che fanno al Signore, oppure si fanno, domande inopportune, non necessarie, e volte solo a indagare curiosamente i divini segreti e misteri, finendo poi, tra l'altro, inevitabilmente, col trascurare l'unica cosa saggia da fare in questo mondo, che è sapere le cose necessarie, le cose importanti, e farle bene, d'accordo? Non è importante sapere gli oscuri disegni di Dio, che non ci si capisce quasi niente. Basta che li conosca e li comprenda lui. È importante per noi
conoscere ciò che è necessario a fare bene il nostro dovere, in un'obbedienza sempre più perfetta alla volontà di Dio, che per gli apostoli e discepoli, appunto, lui diceva: per voi avrete forza dallo Spirito Santo e mi sarete testimoni fino ai confini della terra. Altro non occorre sapere. D'accordo. Per noi tutto ciò che è necessario per compiere bene la nostra missione di cristiani innanzitutto, e poi ciascuno di padre, di madre, di moglie, di sposo, di prete, di vescovo, di presidente della Repubblica, di quello che noi vogliamo. E non occorre sapere altro. Teniamo sempre presente che il Signore ci dice e ci fa comprendere ordinariamente quello che è necessario o quello che è utile. Se noi imparassimo anche noi in questo stile, quante parole a vanvera, d'accordo, che si dicono non utili, non necessarie, offensive, di critica. E chiusa questa piccola parentesi, San Paolo nell'epistola auspica, questo è un tema che approfondirò probabilmente domani, bellissima la seconda lettura che merita veramente un'omelia a parte, auspica che il Padre ci faccia rendere conto dell'inestimabile dono che ci ha fatto con chiamarci alla fede e alla vita cristiana. Io spero, se vogliamo attualizzare, che in questo tempo di lockdown forzato, anche dai sacramenti, ci sia venuta un po' di stima maggiore, di apprezzamento maggiore di quello che ci abbiamo. Voi sapete che noi apprezziamo una cosa, questa è una brutta condanna di questa vita terrena, apprezziamo tanto una cosa quando non ce l'abbiamo più. Quando muore qualche persona cara, io lo so per esperienza, insomma, guardate, si ricordano solo le cose belle, le cose brutte non si ricordano più, perché non ce l'hai più, e quindi ricordi soltanto le cose belle, no? Ecco, la cosa migliore sarebbe invece apprezzare le cose belle quando ce l'abbiamo, dice. Che il Signore vi dia uno spirito di sapienza per farvi comprendere quanto è grande la speranza alla quale vi ha chiamato. Infatti non c'è grazia più grande di avere questo contatto chiaro, esplicito, diretto, efficace con l'opera della salvezza realizzata in Cristo dal Padre. Le preghiere del mattino e della sera che ci hanno insegnato a catechismo, che speriamo che facciamo ancora: ti ringrazio di avermi creato, giusto, dono della vita, fatto cristiano. È una grazia essere cristiano. Pensate che io sono pure prete, io me lo sono chiesto spesso, lo dico stesso, ma io che merito ci ho avuto? E sono nato a Latina da due genitori credenti che mi hanno battezzato da piccolissimo. E non sono nato, che ne so, in Cina, dove adesso che ne so, è una grazia. E delle grazie bisogna dire grazie al Signore, no? E bisogna apprezzarle anche le grazie ricevute. E quanti sono oggi tra i cattolici, lo dico insomma senza nessuna polemica, ma come condivisione, diciamo, fraterna, coloro che si rendono conto della straordinaria grazia ricevuta col battesimo. Grazia che di fatto è riservata ad una minoranza dell'umanità oggi presente sulla faccia della terra. I cattolici cristiani sono circa 1,5 miliardi su 7 miliardi di abitanti della terra. Questa grazia dovrebbe riempirci di una gratitudine senza fine, oltre che di un immenso giubilo. Voi sapete che molti accusatori della Chiesa e del cristianesimo, anche pezzi grossi della filosofia del secolo scorso, sapete che dicevano: io crederò quando vedrò le facce dei cristiani con un sorriso, felicissimi, perché se credessero davvero in quello che dicono, allora sono le persone più felici della faccia della terra, che traboccano gioia da tutti i pori. Io invece vedo in giro tanti musimundi o tanti comportamenti, insomma, molto discutibili, e quindi non ci credo. Questa è una provocazione. Noi seguiamo e adoriamo il risorto, colui il cui nome è al di sopra di tutto e di tutti, sotto il cui piede impero si trova ogni cosa. Stiamo con il numero uno, capite? Con quello che vince sempre, anche quando sembra che perde. Gesù vince sempre, questo nessuno di noi ha nessun dubbio. Quale gioia quindi non dovrebbe contraddistinguere un cristiano cosciente di tanta grazia e tali doni? Infine il Vangelo ci mostra appunto la conclusione, l'inizio degli Atti degli Apostoli, e invece la conclusione del Vangelo di Matteo, ossia il mandato di Gesù agli undici: andate, annunciate il Vangelo, battezzate, cioè amministrate i sacramenti, e insegnate ad osservare tutto ciò che vi ho comandato, vivere secondo i comandamenti. Questa è la quintessenza della missione della Chiesa. La Chiesa esiste per fare questo. La stessa ragione d'essere della Chiesa. Quindi Gesù inoltre promette
Nonostante il suo allontanamento sensibile, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. C'è una presenza continua ed ininterrotta tra i suoi e con i suoi. Sappiamo bene, anche questa cosa che dovrebbe farci della salire di gioia, che tale promessa ha, Gesù non fa le promesse al marinaio, Gesù fa una promessa, la mantiene, e questa l'ha mantenuta alla lettera, perché la vediamo perfettamente compiuta, soprattutto nel suo dimorare incessantemente in mezzo ai suoi figli nei tabernacoli. Anche quando le chiese erano drammaticamente chiuse, Gesù nel tabernacolo non si è mosso, tranquilli che è rimasto sempre lì, sia qui che altrove. Una presenza che chiede a noi di essere conosciuta, riconosciuta, accolta, valorizzata e soprattutto ricambiata. C'è un triste spettacolo oggi, adesso a prescindere da quello che abbiamo visto, uno spettacolo diffuso prima dei tempi particolari che abbiamo vissuto, lo spettacolo delle chiese vuote e dei tabernacoli abbandonati, spettacolo che non dovrebbe mai vedersi. Voi sapete che purtroppo, ve lo dico perché tra tanti confratelli ci confrontiamo, avete visto, qui dobbiamo stare distanziati, speriamo che, cioè speriamo no, qui non capiterà probabilmente la brutta scena di dover dire stai fuori perché abbiamo raggiunto il numero massimo di 50. Il problema è che anche in alcune grandi chiese di Roma, vi assicuro, perché ci parliamo tra confratelli, non ci sarà nessun problema, purtroppo, ad osservare il distanziamento sociale, purtroppo, perché se non ci fosse ci sarebbe lo stesso, capite? Magari io qua dovessi celebrare 50 messe domenicali, magari, purtroppo non è così. Quindi questo triste spettacolo è una triste spia di quanto poco ancora ci rendiamo conto della grazia immensa ricevuta. Abbiamo dimenticato la percezione di questa grazia attraverso il dono di Cristo e della Chiesa. Preghiamo, ecco, per gli auspici dell'Apostolo delle Genti, appunto, che ci possiamo rendere conto della grandezza dei doni ricevuti, si compiono facendosi realtà viva e percepibile, nella fede e nell'amore effettivo ed affettivo anche di tutti noi fedeli nei confronti di Gesù, che è tornato alla destra del Padre, sì, ma senza cessare di rimanere con noi, così come, sappiamo, era disceso dal cielo con l'incarnazione, ma senza mai lasciare la sua eterna, gloriosa e indivisibile dimora nel seno della Santissima Trinità. Siamo ancora nel mese di maggio, ecco, affidiamo la ripresa, ecco, della nostra vita, anche se ancora un po' limitata come comunità cristiana, e anche la nostra vita civile all'intercessione di Maria Santissima, e chiediamole anche, ecco, che nel cuore di ciascuno di noi, anche di molti dei nostri fratelli e sorelle che non sono qui con noi, possa crescere una grande nostalgia di Dio che ci spinga a riconsiderare e a comprendere la grandezza del dono che abbiamo ricevuto. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.